Nonostante le condizioni climatiche, si è svolta a Caltanissetta la carovana della prevenzione lungo Corso Umberto e l'ex rifugio. La carovana è un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, dove dentro dei camper attrezzati con gli appositi macchinari si svolgono visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e tumori ginecologici. L'iniziativa è stata rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Sicilia. Abbiamo ascoltato Valerio Cammarata, segretario dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, ed Ersilia Sciandra del progetto Luna. È una bellissima opportunità quella promossa dalla Comen, sposata con entusiasmo dal nostro ordine, che intercetta le esigenze di tutte quelle donne che rimangono fuori dal percorso di screening, che comunque vogliono intraprendere o continuare un percorso di prevenzione. E a Caltanissetta la prevenzione diciamo che è di casa, perché nel territorio sono presenti gli screening mammella, colon e utero con grande adesione. E quando abbiamo appreso che la Comen aveva questo progetto della carovana della prevenzione, siamo stati ben felici di offrire la nostra collaborazione, in modo tale che quella fascia di donne che sono fuori dal programma di screening avessero la stessa opportunità delle altre donne, quindi fare prevenzione, diagnosi precoce principalmente, che è l'arma vincente della prevenzione. C'è stata molta affluenza, anche se le condizioni meteorologiche sono quelle che vedete un po' tutti, però c'è molta voglia di fare prevenzione. In un momento in cui una donna deve dover pagare per fare un'indagine quando non sente nulla, allora si rifiuta di farla. Oggi abbiamo dato l'opportunità a queste donne di fare prevenzione.